alla seconda serata del Factory Film Festival. Allora, questa sera avremo una serata veramente pregna di importanti corti, come abbiamo avuto il piacere di vedere ieri. Avremo anche due momenti molto importanti e avremo anche dei momenti di grande sensibilità con le nostre interviste. E io inviterei subito sul palco, così guadagniamo tempo, anche perché siamo un pochino in ritardo, il direttore artistico, con il vostro applauso migliore, Alessandro Pozzi. Perché mi piace partire con un breve prefazio della serata di ieri. Ale, il microfono è sul tavolo. Direttore, come stai? Mamma mia, quanto è bello sto direttore. Stanco. Stanco, ma reggi. No, stanco, ma allora, reggi bene. No, vabbè, figo, grazie a tutti. Ora cominciamo subito con le proiezioni, perché innanzitutto abbiamo parlato di tante cose, in questi due giorni ne mancano ancora due. Abbiamo parlato di cinema architettura, cinema periferia, ma fondamentalmente a un certo punto alle 7 di stasera mi sono reso conto che il cinema è quello che viene proiettato qua sopra, quindi ora non parliamo più di altre cose. Meno male, sono contento. Parliamo di cinema proiettato, che è la cosa migliore. Il pomeriggio poi ci facciamo tutte le nostre, insomma, i nostri loop. Io ringrazio Domenico veramente per la pazienza, voglio ringraziare lo staff e tutte le ragazze che ci lavorano dietro, grazie. Fino all'Accademia, assolutamente, dietro c'è, esatto, c'è l'Accademia con insomma una mostra, invito a guardare. Ringrazio come sempre l'attenzione dell'amministrazione e in particolar modo di Lorenzo, di Katia e di Gino, sempre molto molto vicini a noi, e grazie. Dobbiamo ringraziare anche la cattiva che ci fa la cattiva in Casa delle Meraviglie, che poi Casa delle Meraviglie, che cioè tremate, ragazzi, fate, le meraviglie sono tornate, ragazzi, insomma. fate sempre i bravi, altrimenti un bilancio alla prima serata è difficile. I film credo siano stati tutti belli, stasera ce ne sono ancora di belli. Premieremo stasera il premio consigliere per il premio Notarangelo e il premio Solitari, che è un premio che la direzione artistica, lo staff del Factory consegna insieme, in comune accordo all'amministrazione comunale, a chi fa del bene in maniera silenziosa e quasi solitaria. Ma avremo modo di parlare. Secondo me la cosa migliore è partire con le proiezioni. Sono d'accordo con te. Un applauso, Alessandro. Forza. In un alternarsi di emozioni contrastanti, una coppia lotta per rimanere in equilibrio durante un'attesa che potrebbe cambiare la loro vita. Distribuito da Zero Movie, diretto da Daniele Babbo. La neve coprirà tutte le cose. Buona visione. Buongiorno. Buongiorno. Mi dici il tuo nome? Chiara Battini. Quando sei nata? 23 agosto 1980. A Roma? Sì. Benissimo. E non hai già fatto la pipì, giusto? Sì. Sì, veramente l'ho fatta. Nessuno mi ha detto che... Non fa niente, non ti preoccupare. Allora, adesso ti levi solo i pantaloni e le mutandine e lasci le calze perché è in salto freddo. Va bene? Preparati che tra 5 minuti vengo a prenderti.
E io? E tu? Cosa vuoi fare? Rimani qui, aspetti. Lo sai che se potessi mi farei fare tutto io. Magari. Fatto. Dici tu una cosa sola, è fatto. Ma che ti ridi? Niente, scusa. Sei carina. Delle ricerche, ho trovato un negozio a Roma che vende dei prodotti georgiani. Secondo me lì lo troviamo il formaggio per fare il cacciapuri. Bene, allora lo vado a prendere in questi giorni e lo preparo. Ho visto pure dei tutorial di georgiane vere, cioè ti fanno capire che la differenza sta nella temperatura dell'acqua, non deve essere né troppo calda né troppo fredda. Sì, quello sì, però se ti ricordi l'altra volta era proprio il formaggio il problema. O hai i limeguri o surguni, se no con quelli che abbiamo noi non viene. Magari andiamolo a prendere dopo, tanto sta qua alla stazione. Sì. Vediamo come stai. Vabbè, sono 10 minuti in macchina, ci posso stare? Sì. Ma pensavo che visto che dovrò stare dei giorni a casa, magari possiamo vederci delle serie. No, ho fatto una lista. No, ho fatto. Che dobbiamo decidere adesso, possiamo anche vederlo solo. Ma non possiamo parlare di niente? Quando sei nata? Il 23 agosto 1980. Lo so, non è che sono rimbambita, sono le procedure di sicurezza. E preparati perché oggi ti verrà chiesto più volte. Se sei pronta possiamo andare. Piano. Così. Buongiorno Chiara. Allora, scongelamento è andato benissimo. Ti permetto che ci metto 2 minuti, non sentire nessun dolore. Grazie. Tu rilassa i muscoli, fai un bel respiro. Mi dici il tuo nome? Chiara Battini, nata il 23 agosto 1980. Siamo dentro, guarda, questo è il massimo del dolore che sentirai. Procediamo. Eccoci, Chiara. È dentro. Guarda lo schermo. Lo vedi? È quel puntino lì.
questo è giusto. È dove deve essere. Adesso dobbiamo solo aspettare. Adesso rimani distesa qualche minuto, poi ti vesti e te ne vai dritta a casa. Per 2 giorni riposo assoluto, poi vita normale. Ma niente motorino e bicicletta e palestra. Ma posso bere? Cioè vino intendo. Sì, ma non esagerare. E devo continuare a prendere progesterone, cortisone, proginova, cardio, citofolico? Sì, tutto uguale, fino al giorno del prelievo. Poi, quando hai i risultati, chiami la dottoressa. Grazie, davvero. Spero di non rivederti. Come stai? Ti senti? A me non lo devi chiedere tutti i giorni. Non sento niente. Che fa oggi? Questo. Le cellule. Come la serie? La ridicola. Hanno tutti più di 2 figli. Cioè, più sei buona, più rimani incinta. Praticamente solo le stronze sono sterili. Tutto torna, quindi? Però scusa, sei robaccia questa, perché te la guardi stamattina? Perché hanno delle cose bellissime. Allora, fa la pipì. Sì. Sì. Grazie a loro. Sì, vabbè, cioè, lo saprai da quando sei bambina. Come il tuo corpo te l'avrà spiegato tua madre. Ma che mi ha detto mia madre? E t'avrà spiegato come... Ma non lo so manco lei com'è fatta. Ma... L'altro giorno ho provato a spiegarle quello che stiamo facendo. Mi ha pregato disgustata di non entrare nei particolari. Sì, vabbè, quello perché lei si impressiona se le parli di certe cose, lo sai. Beata lei. Anzi, beati voi. Non potete permettervi di ignorare i particolari. Io che c'entro, scusa? Perché tu lo sai come sei fatto? Eh certo, e io ho i testicoli e il pene. Ma fin qui. Fin qui, quello c'è, non c'è molto altro. E la prostata? E sopra. E sopra dove? Sta lì sopra.
sono le cose. Dai, su, dai, lo so dove la prossima. Sei entrato mio zio, lo so. Dimmelo. Lì è dove vengono i tumori, no? Vabbè, oh, senti, finora non, fortunatamente non mi è servito saperlo. Ecco, appunto. Allora, scopri il braccio. Quale? Quello che preferisci. Meglio l'altro. Tranquilla, quindi basta. Ok. Come sono stati questi 10 giorni? Lunghi. Tra 2 ore vi mando i risultati. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Stasera possiamo andare al cinema. La nonna e il nonno hanno sempre amato la vita tranquilla. Nell'appuntamento, godendosi le giornate tranquille e contenti. Ma in questi tempi di isolamento, dove la differenza tra casa e prigione è difficile da vedere, risorge un sentimento a lungo dimenticato, la noia. La noia può essere una questione a volte molto pericolosa. Distribuito da Zen Movie, diretto da Edoardo Pasquini e Viktor Yavanov, un film che fa parte della sezione internazionale All Tricks. Buona visione. Bye.
favore, venga, mi raggiunga per cortesia. Vieni, Alessandro, vieni. Allora, direttore, andiamo bene. Vieni, vieni, vieni. Signora madrina, non rida per cortesia, eh? Faccia la brava. Più che altro questi primi due erano uno molto bello con Barbara Ronchi, tra l'altro di Donatello, per Bell'occhio, credo, l'anno scorso, quindi abbiamo cercato di fare una selezione mista, no? Che potesse. E poi lo Trix è geniale, secondo me, cioè a mio parere è geniale, perché poi infatti è la noia quella che fa fare gli scherzi, poi o Trix significa vecchi scherzi, no? Loro fanno la gara a chi si fanno gli scherzi a chi muore, poi lei in maniera geniale finge di morire, veramente seppellita sotto, e poi vabbè. Adesso siamo in un momento importante, no? Della nostra. No, per la prima volta parlo di film in questo festival. Lo so. E non del film. Però poi aspetta un attimo, perché più tardi voglio parlare veramente di film, magari. Facciamo una piccola chiacchiera. Alessandro, adesso siamo arrivati a un momento molto importante della seconda serata. È il momento del premio Notarangelo. Sì. Vabbè, è inutile spiegare chi è Mimì. Notarangelo, come... oppure volete che ve lo spieghi, ma non credo. Sia nel, insomma, nella sua storia, quanto questo personaggio nativo di San Michele, ma cresciuto ovviamente artisticamente da un'altra parte come tutti gli artisti, sia importante per questo festival, ma soprattutto per la comunità. Assolutamente. Noi abbiamo un archivio, giusto? Assolutamente. Per questo intanto chiamo sul palco subito l'assessore alla cultura Luigi Dionisio e il figlio di Mimì Notarangelo, Peppe Notarangelo, col vostro applauso. Ci mettiamo un po' più di movimento qua, così magari no. Assolutamente. Allora, perché il premio Notarangelo? Perché il Factory, praticamente inglobando arte, musica, l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo un po' tappata la musica, c'è un'arte bellissima da cui il cinema quasi nasce, che è quella della fotografia. Quindi non potevamo che non essere attenti a quella che è l'arte fotografica. L'anno scorso l'ha vinto Notar di Stefano, che è un fotografo di scena, giovane, del nostro territorio. Quest'anno vince, come tanti lo chiamano, il maestro. Anche collegato a ieri al cinema e periferia con l'Accademia dei Ragazzi, quindi è bello questo collegamento tra ieri e oggi. Però, insomma, io sono, buonasera, sono davvero molto contento di questo, che esista questo premio dedicato, cioè in nome di papà Domenico Notarangelo, che è un sanmichelino che ha vissuto a Matera e ci ha regalato questo, accennavi prima, questo archivio non solo fotografico ma anche documentale, importantissimo a quanto pare, e lo sto scoprendo in corso d'opera perché stanno succedendo tante belle cose legate all'opera di papà. L'ultima, questa mostra al Max di Roma, della fotografia rupestre di Domenico Notarangelo, c'erano anche 3 immagini di San Michele in queste 44 immagini che abbiamo selezionato per questo luogo importantissimo. Il comune di San Michele non solo era presente, al finestrale c'è venuto il sindaco, ma il comune di San Michele è presente anche perché ha sostenuto, insieme ad altri, alla regione Puglia, alla regione Basilicata e ad altri, ad imprese che insomma ci hanno aiutato a fare non solo questa mostra al Maxi, ma anche a muovere i primi passi per quello che poi vede protagonista San Michele come luogo, come città, come perché ospiterà l'archivio Notarangelo in forma definitiva. Io riporto tutta quella mole di documenti, fotografie,
questo archivio, l'archivio Ruta Arancio, che è bene di interesse nazionale con decreto ministeriale, quindi è un oggetto di importanza, di valore, lo dono a San Michele, lo dico qui diciamo in maniera ormai ufficiale, perché San Michele investe su questa figura, questo concittadino che ha raccolto tutto questo patrimonio storico, eccetera, eccetera, perché mette a disposizione un luogo fisico dove ubicare questi materiali e dove renderli finalmente fruibili, come diceva mio padre, alle nuove generazioni, ma a chiunque, ai concittadini, ai sanmichelini, alla comunità locale, ma anche a chi viene a San Michele per tante occasioni come questa e come tutte le attivazioni culturali che San Michele si sta impegnando a fare, sta facendo benissimo, devo dire, è uno dei, a tutti i livelli, le manifestazioni anche canore come la serata fantastica con diciamo, Renato Bertelli, è stato un grande successo come numeri, come presenze, come importanza. Ed essere tra queste cose qui a San Michele mi fa veramente piacere. Poi che dire, l'utilizzo di questo archivio vorrei che diventasse una cosa, cioè non solo sistemarlo a San Michele e aprire questo posto dove c'è l'archivio per una fruizione così, no, attivare con tutti i contenuti di questo archivio una serie di azioni proprio di, per portare quella memoria, la memoria che importante, che è nelle foto e nei documenti e nella storia, portarla alle nuove generazioni, come papà diceva che è necessario fare, altrimenti diventeranno radici secche, diceva questa cosa che mi impressionava molto, quindi l'importanza della memoria, ma come trasferirla e come farla fruire a dei ragazzi che oggi sono anche abbastanza distratti da un mondo e da una tecnologia che li... Posso dire che durante i workshop noi abbiamo sempre parlato del premio Notarangelo, quindi abbiamo fatto scoprire anche grazie, noi ogni mattina facciamo i workshop dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13.30. C'è qualcuno che pensa che questo festival sia facile di orari, in realtà no, perché ogni ora c'è qualcosa. Didattica, c'è sempre, questa è la parte finale del festival, in cui probabilmente arriviamo anche stanchi, però cresceremo anche in questo. Ma semplicemente poi c'è una bellissima roba, perché io ho un tatuaggio con Pasolini, quindi basterebbe anche dire che Notarangelo è stato il fotografo di Pasolini, quindi diciamo, ma non ci dobbiamo illudere di quella cosa, è stato anche tanta altra roba. Grazie per i tecnici che ci hanno anche spoilerato il vincitore, Fantastici Boys, vi voglio bene, io chiamerei Pasquale Susca, il maestro, avevo detto che è il vincitore del premio. Grazie, vi voglio bene. Allora Pasquale, praticamente io vi devo dire un piccolo aneddoto, anche perché Pasquale, un piccolo aneddoto che fa molto sorridere. Pasquale lo conoscono tutti, gli attori, i registi, ma chiunque. Mi fa molto sorridere, ma questa cosa mi fa proprio sorridere perché so che posso permettermelo. Lui ha una cartella su Facebook che si chiama RIP, perché lui ha fotografato i più grandi registi, i più grandi attori e i più grandi sceneggiatori, insomma appunto, che sono morti, e quindi ogni volta che poi lui c'è nell'archivio, che fa? Li prende e li sposta nella cartella di Rip. Tra l'altro è un ritrattista secondo me tra i più bravi, a parte questa cosa della, ma soprattutto ha fatto affezionare tante persone, c'è cioè Vincenzo Petroli qui che è il direttore della, il mio direttore della fotografia, che conoscerà Pasquale mediante l'Accademia, ieri c'è stato Ruggero. Lo chiamano maestro perché tante persone, tanti giovani hanno imparato da Pasquale l'arte fotografica, l'arte della luce, che si collega con l'architettura di oggi. Vabbè, mi sto scoprendo ogni cosa. Grazie Pasquale e complimenti. Claudio, buon inizio. Assessore, se può... Vedere un messaggio.
messaggio di Daniele Notari Stefano, che è stato premiato l'anno scorso, la prima edizione, che mi ha scritto: il premio stasera c'è Pasquale Susca, il mio maestro. Esatto, confermato. Volevo ringraziare innanzitutto Alessandro, ma non solo per aver promosso e determinato tutto questo, ma perché mi ha fatto approfondire la conoscenza con Tarangelo. È stata una cosa preziosissima, penso darà ulteriori frutti. Il bello della fotografia per me è anche questo, riesce a portarmi là dove non avrei mai immaginato di essere, compreso il cinema. Ci sono entrato per caso per la mia amicizia con Alessandro Piva e di lì è cominciato un percorso che mi ha portato poi a essere docente dell'Accademia del Cinema dei Ragazzi. Sono stato praticamente l'insegnante che ha fatto la prima ora di lezione in quella scuola ed è stata un'esperienza bellissima dove ho conosciuto tanti giovani che poi sono diventati anche, diversi sono diventati professionisti, gente che lavora nel settore. Quindi oggi è possibile, anche grazie all'impegno che c'è stato di tutti noi, te compreso, e il percorso iniziato anche da Notarangelo ha reso possibile per molti sognare di fare cinema, anche non potendoselo permettere, perché in altri tempi bisognava andare fuori e sostenersi. Oggi è possibile, molte persone lo hanno fatto stando qui. Ed è stata una delle cose più belle, dei risultati più interessanti di quella che è stata la mia opera. La mia opera è solo curiosità, insomma, voglia di stare dentro le cose e conoscere. Per cui io ci sono stato perché mi ha fatto piacere esserci. E perché sono curioso, come succede a tutti i fotografi, come succedeva anche a tuo padre. Che dire, grazie anche a questa città a cui sono legato per altri motivi. Io sono nato a qualche chilometro di distanza, ma le mie amicizie più belle le ho avute qui, gente che è nata qui e oltretutto sono state importanti per la mia vita, ma questa è un'altra storia, il resto è cinema. Per cui grazie, sono veramente onorato di aver ricevuto questo premio. La bellezza di Pasquale è che ha secondo me lo stesso modo di parlare con il quale fotografa. È che è una cosa che ormai i fotografi oggi hanno smesso di fare, cioè con attenzione. Grazie. Grazie a Beppe Notarangelo, ci vediamo l'anno prossimo per questo premio continuerà a esserci. Prima dell'anno prossimo, per prima del terzo, della terza edizione, probabilmente per l'archivio a San Michele succederà qualcosa. Bene, e lo seguiremo. Apriremo. Appena sarà tutto pronto, poi provvederemo a celebrare adeguatamente le gesta e le foto del grande maestro Mimì Notarangelo, del quale come San Michelini siamo orgogliosi del fatto che il nostro comune abbia dato i Natali a Mimì Notarangelo. E continueremo a portare San Michele in queste prossime tappe che dopo la mostra al Maxi si sono aperte, perché l'interesse verso questo fotografo sconosciuto ai più, diciamo conosciuto dalle nostre parti, chiaramente San Michele perché era di San Michele in Matera, perché ha operato a Matera, ma adesso con la mostra al Maxi lo hanno scoperto tante persone, insomma, dell'ambiente. La mostra di Mimì andrà a Parigi, con l'Istituto di Cultura Italiana in Francia, a Palazzo Reale a Milano e alla Biennale di Venezia.
siamo già, sono, mi hanno già incastrato in queste cose. E comunque, per chi lo volesse, al secondo piano qui di questo castello c'è comunque una mostra permanente da quasi un anno, quindi potete visitare chi lo volesse, quando volete. Assessore, siamo in sintonia, stavo per dire la stessa cosa. Fantastico. Vabbè, quello... Assessore Dionisio Pasquale Ciusca, vincitore del premio Notarangelo 2023, Beppe Notarangelo. Grazie di essere testimone. Lascio a Domenico il corso, io vado un attimo che mi devo cambiare, devo fare la velina tra poco. Allora andiamo avanti con il nostro programma. In una Roma distopica vige una legge che non consente alle famiglie immigrate di avere più di 3 figli. Se si deve aspettare un quarto, questi deve nascere, ma uno di loro deve essere poi ucciso, dando priorità alle femmine nel sacrificio. Zoe, Iris e Clio sono 3 sorelle, ma una di loro verrà presto uccisa. Distribuito da Lingston Film, diretto da Giulia Grandinetti. Buona visione. Θα σας διηγηθώ. Δεν είναι εύκολο να το πιστέψετε. Μα συνέβη. Θα συμβεί. Η Ρώμη υποδέχθηκε την οικογένειά μου. Μας έδωσε δουλειά. Ένα σπίτι. Αλλά αυτά υπό έναν όρο. Όσοι είναι σαν εμάς, δεν μπορούν να έχουν παραπάνω από 3 παιδιά. Αν φτάσει το 4ο, γεννιέται. Αλλά ένα από 4 θανατώνεται. Τα θηλυκά έχουν προτεραιότητα στη θυσία. Είναι νόμος. Είναι το τίμημα για να ζήσουμε εδώ. Και εμείς το δεχθήκαμε. Σύντομα θα γεννηθεί ο αδελφός μας. Αυτή είναι η Κλειό. Αυτή είναι η Ήρης. Και εγώ είμαι η ζωή. Η πρώτη πρωτουσία που βίωσα ήταν τότε με έφεραν στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι μοναδική. Grazie magica. Amen.
Πέθερες να φας κούκλο μου. Όχι πολύ, παθαρά μου. Γιατί? Μα το έκανε για σένα. Είναι καλό.
Vi chiedo di rimanere ai vostri posti fino alla fine della procedura. Al mio tre berrete. Tutte nello stesso momento. Agirà in fretta, pochi secondi. La prescelta non sentirà dolore. Uno. Due.
Beatria. Direttore, dopo questo ho bisogno della madrina. Venga sul palco, Angela Curri. Ciao. Come va? Tutto bene. Siamo in buona compagnia, c'è del bel cinema. Bene, adesso ti aggiusto io, Angela. Vai. Facciamo venire Doralisa Campanella sul palco, così facciamo una bella chiacchiera. Ok? Allora, vieni Doralisa, vieni. Allora, Angela, io ti invito ad accomodarti, lascio la mia bacchetta a Doralisa, così ci godiamo questa bella chiacchiera. Prego. Grazie mille, io volevo ringraziare anche Alessandro per avermi invitata qui, è molto bello essere qui, grazie Alessandro, e soprattutto per quello che tu fai, perché hai creato una macchina perfetta e meravigliosa, quindi grazie anche per questo. Angela, ciao. È il nostro momento, c'è uno scambio al femminile, completamente al femminile, oggi, così, tra me e te. La cosa più importante, secondo me, quando si parla con un attore o con un'attrice, è cercare di capire chi è veramente. Quindi, la domanda che io mi sono fatta, tu hai iniziato che eri molto giovane, giusto? Sì, giustissimo. Avevi 10 anni. Sì. Giusto, sì. 10 anni. Com'è stata la tua prima esperienza? E la prima. Prima, proprio quella da 10 anni, come ti sei approcciata? Come la ricordi? In realtà sono finita sul set anche un po' per caso, perché mia mamma aveva conosciuto la mamma di altri bambini e ha avuto coraggio nel portarmi in questo mondo pur non... cioè i miei genitori non fanno parte... e li saluto perché sono qui. pur non facendo parte di questo mondo... hanno avuto il coraggio comunque di farmi provare, no? E amavo l'arte, cioè amavo la musica, la danza, però avevo veramente 10 anni, l'ho vissuta come un gioco. Poi col corso degli anni, anche stando su vari set qui in Puglia, ho capito che forse era quello che volevo fare, perché sul set era un posto dove mi sentivo a casa, dove ero felice, no? Anche non anche guardando soltanto, era il posto dove volevo andare e non andarmene mai più, cioè volevo forse continuare a stare lì per sempre. E quindi poi ho capito che poteva diventare forse un lavoro, con tutte le difficoltà, perché poi... mi sono trasferita a Roma, ma non sapevo che realmente poi sarebbe diventato il mio lavoro. E che differenza c'è, se c'è ovviamente, tra Angela attrice e Angela vita privata? È una domanda interessante, cioè nel senso che non so se realmente poi queste due cose vanno separatamente, cioè molto spesso anche quando mi arrivano provini dico ma questo è qualcosa che io sto affrontando, quindi molto spesso i personaggi che mi sono arrivati erano molto simili a me in quel momento, e anche personaggi che potevano essere, tipo ultimamente faccio personaggi molto distanti da me, che però nel profondo e intimamente hanno qualcosa che mi appartiene. Cerco sempre di portare qualcosa del mio mondo che ritrovo in questi personaggi. Poi adesso mi fanno fare, che ne so, la terrorista, la killer, però questo proprio non è... diciamo, è distante da me, però credo che... tipo, ultimamente Rocco, cioè comunque c'è una follia che forse li avvicina a me, però non so, c'è sempre qualcosa di vicino, o qualcosa che devi esplorare, no? Che devi esplorare. Quindi, dei personaggi che hai fatto, e sono tantissimi, qual è il personaggio che tu hai sentito più vicino ad Angela? Angela?
un personaggio che si chiama Angela, ma per caso, della mafia uccide solo d'estate, che è stato il personaggio che mi ha, sicuramente mi ha accompagnato in un periodo particolare per noi, per tutti noi, cioè l'adolescenza, cioè, no, in realtà non ero adolescente, però raccontava l'adolescenza ed era come se io la stessi vivendo in tarda età. E un po' quindi mi ha regalato quella, cioè il passaggio, no? La crescita di una ragazza ed è strano, si chiamava come me, quindi mi sembrava, quando ho letto la prima volta i copioni della prima serie, ho detto ma sembra che sta parlando della mia vita, e anche chi l'ha visto poi ha detto ma Angela sei tu, no? E poi adesso ultimamente un altro personaggio, cioè Rosanna del film Scordato, e sicuramente questi due personaggi sono parte del, cioè sono i personaggi a cui sono più legata. Molto spesso gli attori non si trovano a fare dei personaggi molto vicini e dei personaggi molto lontani dalla propria realtà. Secondo te è più facile rappresentare dei personaggi che sono vicini o lontani dalla realtà? Bella! non lo so, adesso mentre me lo chiedevi, molto probabilmente è più difficile raccontare qualcosa di lontano, perché in realtà cioè racconti qualcosa che è distante, più distante, quindi certe volte questo lavoro è bello perché tu puoi essere quello che ti piacerebbe essere, oppure che magari non ti dai l'opportunità nella vita reale di essere. Io mi ricordo che quando mi sono trasferita a Roma e facevo i primi personaggi, avevo più difficoltà nel fare una pugliese, per esempio, che altri accenti, perché comunque far vedere proprio tanto, tanto, tanto chi sei, ciò che è vicino a te, secondo me molto spesso è più difficile, perché diciamo con quelli più lontani puoi mascherare un po', capito? Cioè poi a me piace essere molto, molto sincera in quello che faccio. Proprio sinceramente? Sì. Sei stata chiarissima, okay. Non potevi rispondere meglio. È difficile da... Proprio sinceramente, c'è un aneddoto che vuoi raccontarci in particolare? Ma oggi, un aneddoto, non lo so, mi viene in mente adesso una cosa che ho detto oggi nel pomeriggio, che secondo me è la bellezza di questo lavoro che sta nei rapporti. Cioè, io penso che... quando si crea un rapporto con l'altro che poi va oltre quel film, oltre il periodo di riprese, penso sia questa la cosa bella di questo lavoro. E oggi raccontavo che per girare Scordato abbiamo vissuto io e l'altro attore e Rocco a casa insieme per tutta l'estate precedente, ed è stato per me incredibile, cioè a me, oppure quando ho girato La Fornarina sono andata a Firenze, sono stata a metà giornata davanti al dipinto, cioè mi piace molto questo, queste cose di questo mestiere. E ovviamente non c'è solo la parte bella, ma c'è anche la parte difficile. Sì. C'è stato un momento per te che hai pensato è un momento difficile? Ma spesso. Altra, come dire, a ogni tot si ripresenta. Perché diciamo, in quest'ultimo periodo ci ho pensato molto e diciamo le due cose più difficili di questo mestiere sono il vuoto quando non lavori, perché comunque può passare anche un anno che non fai niente, cioè, quindi e se sei nato destinato a questa cosa, quel tempo è veramente difficile da gestire la prima volta sicuramente, poi la seconda diventa un po' più semplice, la terza volta inizi a capire che c'è altro e che quella cosa che tu hai dentro puoi anche esprimerla con vari mezzi, non solo recitando, capito? Ci sono tanti modi di esprimerti. E sicuramente quella è l'attesa, anche perché poi ci sono tanti no e un sì, cioè nel percorso. E poi l'altra cosa difficile
a mio parere, è che comunque noi siamo, cioè non sembra, però è difficile anche l'essere sempre a nudo. Ieri Andrea diceva un po' più o meno le stesse cose, cioè mettersi a nudo, non fisicamente ma emotivamente, cioè è difficile a lungo andare, cioè essere sempre così aperti, no? Anche magari c'è spesso, si è aperto in ambienti in cui certe volte non tutti sono aperti emotivamente, sensibili, no? Empatici, e quindi in questo devo dire che secondo me è anche un'altra parte difficile di questo lavoro. Tu che ti sei appunto avvicinata a questo lavoro da molto giovane, l'hai proseguito poi per, sì, per tanti anni. Cosa diresti a una persona che in questo momento si avvicina a questo lavoro? Sicuramente di essere determinati, testardi e studiare. Cosa consiglieresti, insomma? Sì, di studiare sicuramente, cioè, però di studiare, cioè, mi sa, ieri diceva Andrea che comunque ci sono ogni attore ha un percorso diverso, cioè è arrivato a fare l'attore per vari modi e vari percorsi, scuole diverse, però la cosa secondo me che consiglierei è trovare quello che si vuole dire, cioè trovare autonomamente cioè le cose da studiare, le cose che vuoi raccontare, i libri che istintivamente ti attraggono, cioè la curiosità, oggi la parola è curiosità, da stamattina con Lucia e ritorna anche Pasquale, prima ha detto curiosità, essere curiosi e veramente rubare il più possibile, cioè quello che mi ha aiutato in questi anni per fare l'attrice è rubare il più possibile dagli altri attori bravissimi, ti fermo. E la vita normale. Ti fermo, scusami. Da chi pensi di aver rubato di più? Perché era una delle domande. Ma io penso, ma io ho rubato anche stando al bar seduta a guardare le persone passare, cioè nel senso, no, artisticamente parlando c'è qualche personaggio. Tante persone che non sono proprio, come dire, non sono solo attori o registi, cioè per me, che ne so, vabbè, attrici, magari Vanessa Scalera, Barbara Ronchi sono per me degli esempi, sono mie amiche e ci ho lavorato anche, e poi i registi tutti mi hanno regalato una determinata cosa, cioè un particolare, no? Vabbè, la mia insegnante di quando ho iniziato, Gisella, anche, e però anche, che ne so, figure come Luigi Ghirri, Lucio Dalla, cioè questi per me, o Monica Vitti, per me sono persone che fanno altro, magari, che però ogni giorno a me cioè, regalano qualcosa, non, cioè qualsiasi essere umano cioè ti sta regalando qualcosa, può essere uno spunto per qualcosa, no? E anche, cioè veramente rubare la vita, cioè la vita che ci circonda. Va bene, io ti ringrazio. Sei stata troppo brava, grazie. E ci facciamo i complimenti a vicenda, no? Bravissima, Angela Curri. È stato per me un piacere invece intervistarti, perché bisognerebbe avere tutti questa tenacia, posso dirlo? La tenacia di questa ragazza che stimo tantissimo per il percorso che ha fatto, quindi io glielo farei un altro applauso perché se lo merita tutto. Grazie Ale. Ma se posso aggiungere una cosa, come dicevamo su, insomma, con gli studenti nel Focus anche l'anno scorso, Angela è l'esempio di quanto il sogno si materializza in un attimo, a volte per materializzare i sogni all'interno abbiamo bisogno di altri elementi. Il primo elemento è l'incoscienza, il secondo elemento è la tenacia, e il terzo, che secondo me è il meno plausibile, cioè il meno
è quello che inizialmente tocchi di meno, ma che poi col tempo viene fuori il talento. Angela queste cose ce le ha tutte e tre dentro, e quindi anche grazie a un percorso, anche grazie a tante cose che lei ha scelto di vivere, poi alla fine cioè viene fuori quello che poi oggi Angela è, con la grandissima prospettiva, perché Angela per i ragazzi di oggi e credo anche per voi è una prospettiva. E poi soprattutto volevo scherzare sul fatto che lei ha tanti sogni, tra cui fare la cantante. Sì, sì, voglio fare la cantante. Cioè, oltre che altre cose. Oltre 300 cose. E ha avuto la fortuna di lavorare con le due più belle voci in Italia, che sono Elisa e Giorgia. Tra l'altro, ora, io vorrei conoscere Giorgia, perché Giorgia le ha detto che lei può fare la cantante. Ora... Però non l'hai mai detto. Anche Giorgia c'ha qualche problema. Nel senso, hai parlato prima di incoscienza. Esatto, anche tutto Giorgia un senso, no? Però è bellissimo, cos'è? Perché la cosa che mi emoziona di più, però ne parleremo domani, è una cosa mia personale in cui voglio, è che in questa ci sono i due protagonisti del mio prossimo lavoro. Non ho mai detto nulla in questo festival del mio, cioè, insomma, del mio lavoro, però mi permetto di dire, però poi domani sera si sono rincontrati e scopriremo che fine ha fatto quella straordinaria storia d'amore. Sì, infatti abbiamo fatto questo corto con Alessandro. Sì, ma ne parliamo domani. Ah, va bene! No, però volevo ringraziare Alessandro per avermi trasmesso un buon gusto in passato. Grazie. Angela Cusima, tanto ci vedremo domani e anche domenica. Grazie Angela. Angela Curri e Doralisa Campanella. Grazie. Un applauso forte. Ma anche con Doralisa ci vedremo domani. Ci vediamo domani. Ale, Doralisa. Poi è tutta tua Doralisa domani, capito? O viceversa, insomma. Allora, adesso abbiamo un altro corto, ma corto davvero, e poi abbiamo anche un altro momento importante. Nell'appartamento di una donna recentemente scomparsa, una giovane donna delle pulizie svuota un armadio pieno di vecchi vestiti, quando all'improvviso si sente magicamente attratta da un vestito colorato e vivace. Distribuito da Sayonara Film, diretto da Olga Torrico, Le Robe. Buona visione. Facciamo, usciamo stasera, ti va? Ci vediamo dal metro. Les appartements sont des boîtes de conserve qui nous séparent du monde extérieur. Et nous, on est enfermés à l'intérieur, comme des sardines. Est-ce que les voisins m'entendent quand j'éternue et quand je parle au téléphone? Moi, des fois, je les entends. Je les entends rire, baiser. Mais du coup, est-ce que quand je les entends pas, ça veut dire qu'ils sont morts? Faire ménage chez les gens, c'est un peu comme parler aux morts. Quand abbiamo pulire tutto, aiettare tutto. Caincio, tra l'armadio, ci stanno i vestiti della signora Napoleone, buon'anima.
T'ho abbigliato sto sacchetti e gli è tutto da incia. Si les objets étaient imprégnés des voix des morts. Toutes les voix qu'ils ont écoutées et absorbées quand ils étaient en vie. Les murs aussi. Ma voix s'attache aux choses aussi. J'y avais jamais pensé. Aux petits morceaux de moi que je laisse dans toutes ces maisons. À ces goûts de maison qui restent sur moi. Facciamo, ci andiamo alla festa. Allora, per questo momento chiamo di nuovo Alessandro sul palco qui con me. È un momento importante che avevamo già preannunciato. Chiamo sul palco anche l'assessore dell'attività produttiva, nonché vice sindaco di San Michele, con delega alla sicurezza. Potrei fare un elenco lunghissimo. Katia Giannoccaro, con il vostro applauso migliore. Benvenuta, Katia. Grazie. Se ne approfitto per fare una chiacchiera, come va? Va bene, un po' stanchi, ma va bene. Sì, siamo alla seconda serata. Dobbiamo la seconda serata di questo evento, ma è un evento ormai che dura dal primo di gennaio, quindi alla fine sicuramente non ci fermeremo perché abbiamo a cuore la promozione del nostro paese. Lo sviluppo anche culturale di San Michele, insomma, sono due elementi che vanno a braccetto e l'evento di stasera è sicuramente un evento importante proprio per
quello che appunto ho appena detto, lo sviluppo culturale che porta alla promozione del territorio. Un piccolo comune che, come abbiamo sempre detto, pensa in grande, lo può fare, ottiene risultati importanti grazie alla collaborazione di tanti. Prova ne è l'evento di stasera, che se noi vediamo sul cartellone tutti coloro partner dell'evento, a cominciare dall'importanza, l'importante contributo dato da Alessandro Pozzi, l'Accademia, la Puglia Film Commission, sono tutti, e tutti gli altri che adesso potrei dimenticare, la Regione Puglia, perché non dimentichiamo che questo evento si pone nell'ambito di un progetto per cui il Comune di San Michele è stato finanziato, che è quello di Galattica, promosso dalla Regione Puglia, dall'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. Quindi puntare allo sviluppo del territorio attraverso i giovani, attraverso la cultura. E questo è un bel esempio di questo che appunto noi abbiamo voluto fare, abbiamo inteso fare come amministrazione comunale. Allora, un'amministrazione comunale molto attenta nella promozione della cultura, nella promozione del territorio, ma soprattutto anche molto attenta anche a un altro aspetto fondamentale, che è solidale, che fa tanto per la nostra cittadina in chiave silenzio, in silenzio, senza tanti fronzoli, senza far rumore, ma è sempre operativa e operosa. Dico bene, Alessandro? Quindi sì, abbiamo pensato quest'anno. Avevo pensato l'anno scorso un premio che fosse tra i meno, no? Infatti si chiama solitari perché nella solitudine c'è sempre del bene, e chi a volte è solo riesce ad aiutare molto più gli altri che se stesso, perché come abbiamo detto anche oggi, rimanere soli è una bella sconfitta per se stessi, cioè come la persona che ti farà più ridere sei te stesso qualora riuscissi a scoprirti. Noi abbiamo una bellissima realtà a San Michele, che è quella della pubblica assistenza, che ha vinto il premio solitario di quest'anno, che inviterei sul palco. Siamo sul palco, Nicola Capozzo, Antonio Antonucci, e anche ci sono tutti gli altri in rappresentanza. Ma... vedo Franco anche, vieni presidente, scusate di fare in faccia, tutta l'associazione può venire sul palco. Prego, accomodatevi. La motivazione in realtà non esiste, perché chi fa del bene non ha bisogno di motivazione. La motivazione la si vede tutti i giorni, quindi, con tutto il lavoro che fanno per noi. Esattamente, grazie boys, poi loro sono nostri amici, quindi wow. Una comunità, Alessandro, per essere serena ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di persone come loro, ma io volevo anche... Noi abbiamo tra noi anche Sabina Netti, presidente della Fratres di San Michele, che insieme loro collaborano e per questa nostra comunità, insieme a tante altre associazioni, fanno veramente tanto. E vi posso garantire che la sottoscritta, quando ieri mi hanno detto vuoi consegnare il premio alla pubblica assistenza San Michele, io l'ho detto subito sì, perché non potevo farlo diversamente, perché come comunità a loro e a tutti gli altri, noi siamo veramente in debito. È un debito che cresce continuamente, perché tutto quello che facciamo, anche le manifestazioni che noi facciamo a San Michele, ne facciamo tante, grazie anche al loro apporto, noi siamo sicuri, abbiamo sicurezza. Noi a fianco a me noi abbiamo una persona che è Franco Micucci, lasciatemi dire una parola perché c'ho qualcosa nella mente che io non dimenticherò mai. Durante il Covid noi abbiamo allestito un hub vaccinale e loro tutti, Sabina, tutte le altre associazioni ci hanno dato una mano importante. Franco in quel periodo ha avuto un problema di salute importante, siamo stati tutti in ansia in quel momento. Franco Micucci, io vi prego veramente di rispettarlo e di fargli veramente un applauso. Appena uscito dall'ospedale è stato con noi, con i bracci in estate, vi posso dire che la sua determinazione, la sua tenacia, e a volte ci faceva anche arrabbiare perché ci dava proprio quasi con la frusta, per noi è stato importante.
Questi ragazzi, signori, per noi sono veramente simbolo di sicurezza. Cerchiamo sempre di rispettarli, di collaborare con loro e se possiamo dare una mano, anche ci sono dei ragazzi giovani che stanno intraprendendo con loro questo percorso, anche le famiglie, penso che se affidano i loro figli anche a loro, penso che possono essere tranquillamente sicuri. Grazie ancora di tutto quello che fate per tutti noi, a nome dell'amministrazione, a nome della comunità tutta. Grazie. Scusate, devo passare la parola a lei. Noi siamo veramente onorati di questo riconoscimento, anche perché è un'affermazione per noi degli sforzi e della dedizione che mettiamo in tutti i campi, su San Michele e anche fuori. Sì, noi abbiamo i nostri ragazzini del gruppo Young che, ahimè, sono pochi e la maggior parte non sono neanche di San Michele, vengono da Turi, vengono da Putignano. È una bella soddisfazione per noi perché dal di fuori, dove ci sono altre realtà associative nei paesi limitrofi, vengono da noi a San Michele perché le loro famiglie ci vedono, ci sentono, sanno chi siamo. Ed è un peccato che a San Michele invece tanti ragazzini, anziché intraprendere comunque una strada del volontariato adesso, però non è sempre così, perché diciamo che il ragazzino sì, con l'ambulanza, la protezione civile e tutte queste altre attività che noi svolgiamo, poi diciamo che gli apriamo una strada. Tanti di noi si sono iscritti all'università, dei nostri ragazzi che sono arrivati a 19 anni, non sapevano cosa fare, fanno infermieristica, adesso ce n'è un altro che ha passato il test d'ingresso, quindi è una bella soddisfazione per noi. Noi vi ringraziamo l'ente che ci ha dato questo riconoscimento, perché il Miulli ve l'ha dato, il Miulli. Vabbè, voi siete di casa al Miulli, no? Non solo, spero che lo siate il meno possibile in generale. Comunque mi ricollego al fatto perseverare, anche parlavi tante persone di fuori paese, io ieri ho espresso un pensiero, ma perseverare, prima o poi le cose cambieranno anche da noi, ma noi siamo una bellissima realtà, credo. In solitaria ce la faremo, pian piano. Io vorrei consegnare il premio al presidente e lo consegno ovviamente a tutta l'associazione, a nome anche, se mi permettete, Katia, a nome dell'amministrazione tutta, a Franco, grazie, e simbolicamente alla prima donna del... insomma, vabbè, fate voi, insomma. Siete tantissimi e grazie di esserlo e speriamo che lo siate sempre di più. Grazie Nicolà, grazie Gian, grazie Paolo, grazie a tutti. Complimenti di cuore. Vi vogliamo bene e questo è il nostro grazie per quello che fate. Grazie ancora e auguri, complimenti. Complimenti di cuore. Attenzione al gradino che un po'. Ecco, la sicurezza del palco, no? Però non ci fa. Anche perché se ci facciamo male state voi, che dici? Noi siamo sopra pure. Aia. Allora. Bene, siamo a un buon punto, caro Alessandro. Sì, manca pochissimo. Manca veramente poco, in effetti. Sì, in effetti manca veramente pochissimo. No, no, ma quasi quasi vedo la Lore. Scusami Lucia, vuoi guadagnare il palco un attimo? Che abbiamo bisogno di guadagnare qualche secondo. Abbiamo qui una rappresentante della giuria, almeno gli chiediamo come va. Okay. Allora, so che è stanchissima perché oggi Lucia Lore. Ciao Lucia. Praticamente, allora, con sera. Oggi parlavo brevemente del, ma tanto avremo anche modo, parlavo brevemente, Lucia ha avuto un workshop stamattina di sceneggiatura in cui praticamente sono arrivate 150 ragazzi
abbiamo dovuto prendere altre sedie, ha fatto un percorso bellissimo. Grazie. Che è quello dell'arco dell'eroina. Esatto, che nessuno conosceva. È l'arco dell'eroina come nuovo paradigma di narrazione, quindi vi invito, qualora aveste del tempo libero di mattina, a frequentare anche i workshop, che oltre che per gli studenti sono aperti a chiunque. Ma la cosa bella che ti volevo chiedere, no? Nel senso, scusate, sono un po'... è il fatto che i festival a volte creano rete. Lucia l'anno scorso ha vinto, non so se qualcuno c'è stato, col cortometraggio La Pescatora, ha vinto il premio della giuria dell'anno scorso. Quindi ricollegarsi dopo un anno in altre vesti, quindi sì, didattiche magari, e quest'anno anche da giurata. Diciamo che mi ha messo Alessandro in estrema difficoltà. Vabbè, da un lato lo ringrazio per essere qua, che devo dire, io come secondo anno mi sento a casa, cioè non lo dico veramente, diciamo, non è una frase di situazione, ma c'è proprio un ritorno. Non mi era mai successo di ritornare in un festival, no? Poi soprattutto in altre vesti, quindi c'è proprio questo senso di famiglia e di comunità. In difficoltà perché? Mi dirai perché? Vabbè, uno, perché non ho mai fatto la giurata, e quindi quando Alessandro mi ha proposto questa cosa bellissima, io ho pensato, oddio, quindi da dove parto, cioè che faccio? Cerco di essere quanto più obiettiva possibile, no? Per riuscire a valutare tutti i corti, mettendo da parte la mia soggettività, no? Perché di solito siamo abituati, no, a vedere qualcosa, cercare di empatizzare e quindi lasciarti trasportare le emozioni. Quindi ho avuto questo conflitto, però poi ho detto, vabbè, nel senso, mi lascio trasportare, mi guardo questi corti uno dopo l'altro e cerco un po' di capire innanzitutto dove sta andando la narrazione. Ma questa è una cosa per la quale ringrazio Alessandro, perché secondo me ha fatto una selezione vastissima, quindi ci sono state tematiche, come avete visto, come vedrete, insomma, che vanno dal bullismo all'integrazione, al femminicidio come teoria, alla fecondazione assistita, alla queerness, insomma c'è tanto da raccontare. E lui ha fatto, secondo me, una selezione che ci ha messo in difficoltà, perché io di mio ho questo problema che io è difficile giudicare per me, perché per me il cinema va visto tutto, cioè io non sono quella che dice bello o brutto, cioè per me anche di qualcosa che oggettivamente può essere brutto o poco interessante mi porto sempre qualcosa, perché secondo me ci vuole già tanto coraggio riuscire a mettersi a raccontare qualcosa, a farla produrre. Quindi per me è veramente stato difficile anche dover valutare. Lei è l'unica giurata in cui mi sono, tra virgolette, scontrato quando ti ho proposto quell'idea della giuria, perché non so se avete letto la giuria, no? Chi è? Vi siete accorti che non ci sono uomini quest'anno? Sì, sì, non ci sono uomini. Sono 6 donne in giuria quest'anno. E allora lei mi diceva, ma non è che questo messaggio? E io dicevo, quale messaggio? E lei diceva, no, ma dai, tu vuoi dare un messaggio? E io dicevo, sì, lo voglio dare. Ah, ok, ma non dirlo. Ok, quindi non vale la pena dirlo quest'anno con la merda che è successa ultimamente, no? L'uomo quest'anno dovrebbe stare semplicemente in silenzio. Mm. No? Con tutto quello che è successo. Ma Ale, io aggiungo una cosa. E lei dice, ma ci sono le quote rosa, ma ci sono le quote rosa. No, nel senso, no, l'uomo non dovrebbe stare. Punto non le ho risposto più. Non dovrebbe stare in silenzio, secondo me l'uomo dovrebbe parlare per riuscire a gestire la frustrazione. Esatto, sì. Vabbè, ma chiudiamo questo discorso perché è un messaggio che se qualcuno leggeva tra le righe l'avrebbe letto. E sono 6 donne, ed è bene così, ed è. Anzi. No, anche tra di noi donne. Queste cioè, donne che vanno d'accordo. No, nel senso. Completamente. E una giuria è il compito più difficile, anche quello poi di riuscire a trovare un equilibrio, no? Quindi stiamo lottando per riuscire a trovare questo equilibrio, ma in una selezione veramente molto, molto, molto accurata. Io sono molto, molto felice, ma perché stimo Lucia tantissimo, ma veramente per la caparbietà, per il coraggio e per, insomma, per il coraggio intellettuale che hai, e sono certo che ci rincontreremo sia personalmente che anche con il Factory tra qualche tempo. Vi auguro tantissime edizioni. San Michele ti ringrazia, io parlo a nome di tutti, e abbiamo un piccolo, ormai ragazzo Matteo, non secco più le parole.
Grazie. Grazie mille. Io ci ho anche un con scritto bello. Una grazie mille. Qua. Come ho detto io, una delle, insomma, una delle parole più sottovalutate della storia è grazie. E sul premio c'è scritto grazie Lucia, il tuo nome è grazie, una parola, grazie ragazzi a tutti, siete fantastici. Stava, no? Lucia Lorè. Bene, allora, come vi avevo detto, siamo quasi alla fine di questo percorso, ci godiamo un altro corto. Come tutte le estati, Eugenio e Leo si incontrano per le vacanze in Calabria, quando Leo convince Eugenio a rubare una barca. La loro amicizia viene messa in discussione, entrambi stanno crescendo ed entrambi hanno curiosità di aprirsi verso un mondo un attimino più adulto. Distribuito da Zen Movie, diretto da Sara Scalera. La piccola estate. Buona visione. Pare che non vedo che stanno. La mamma non vuole. Non voglio e basta, ya. Canna su. Dove andiamo a pescare quella barca? Ecco qua la barca si è andata via, ma la troviamo perché lo rubiamo. Dove posso andare? Sì, invece. No. Sì. No. No. Sì. Sì. No. Presencia domandante.
para, vienes quemando la brisa, con un sole de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la intrañable transparencia de tu herida presencia, comandante de Rivara, tu mano gloriosa y fuerte, sobre la estrella dispara, cuando todo salta claro, con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara, la intrañable transparencia de tu querida presencia, comandante de Guevara. Seguiremos adelante y juntos te seguimos y con vida te decimos hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you.
Basta, mi hai rotto i coglioni con quegli uccelli. A meno che sto non parli. Lascialo stare. Che c'è, mi vuoi menare? Io vado a farmi un bagno, te fai che cazzo che vuoi. I'll tell you once about my clear acting. Then I saw you Calipura. Con eso de tu bravura, le puso por toda la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia que tú
che arriva a presenza, comandante, che ci separa. Oh, per tutti non sa che l'erbe, e se la solita aiuta, non penso a lei. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura. Siamo all'ultimo corto, questo secondo slot di prima. Domani alle ore 21, ricordo a tutti, stiamo con la terza serata e poi ci vediamo domenica per il gran galà finale. Allora, una sera nel suo appartamento di Belleville, Lorenzo si prepara ad incontrare per la prima volta Marvin, un ragazzo che gli piace moltissimo. Marvin si presenta alla porta accompagnato da Thomas, un senzatetto incontrato per strada che ha bisogno di una doccia. Lorenzo non glielo sa dire di no. Distribuito da Zen Movie, diretto da Andrea Romano. Buona visione. B, c'est 21-07, les deux portes, et après c'est le 9e étage droite. C'est bon? Ok, à toutes. Juste
C'est une douche. Et après, il nous laisse. Vous êtes défoncé? Non. Je gère, tranquille. Fais-moi confiance. Tu fais quoi, là? Je t'ai dit, je gère. C'est quoi déjà ton nom? Lorenzo. Je t'ai déjà dit. Tu fais ça souvent? Quoi? Ça? Qu'est-ce que tu crois là? J'essaie juste d'aider un mec. Tu fais quoi dans la vie? Je suis kiné ma sœur. Ça doit gagner bien kiné ma sœur. Pas tant que ça. Tu fais quoi toi? Je dirige une start-up. J'ai mes relations des influenceurs avec des entreprises. Je suis pas sur Instagram. Ok. Bouillard. T'as, je suis surtout Talib. Et t'es espagnol? Italien. Oh, italien. A pallavole comincia tu, na 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 na. Tu sais que la chanteuse la Raffaella Carrà est morte récemment. C'est bon, je crois. Ok, désolé, c'est ça. Tiens, voilà, tiens, une serviette. Excusez-moi. Oui. Juste, vous auriez un t-shirt? Oui, bien sûr. Et des chaussettes? Bien plus. Oui. En fait, j'ai des petits pieds, j'ai que ça. Désolé. C'est bon, tu... Il y a même des coussins en velours et tout. Je pourrais avoir un truc à manger? Tu as faim? Bien sûr qu'il a faim. Ouais, je peux pas ce que j'ai.
tous les jours du bon gâteau. Hein. Quoi? Ouais, mec, tu fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ouf ça, attends, laissez-toi là. Ouf, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu fais là avec ma jambe là? C'est toi le ouf là, avec ta main sur ma jambe là, et ton regard là, putain! Ok, une douche. Tu veux mon cul en fait? Non, putain! Non, mais attends, je t'arrête. Ouais, je t'ai proposé une douche, et puis après tu profites, on est chill, on se détend. T'as quoi de mal là? Non, toi mec, tu cautionnes là? Non, c'est le problème là en fait. Ouais, t'es pendant et alors? Non, c'est mal d'abord de toi? Ok, moi j'en dis que vous ce que vous voulez, mais tu m'entraînes pas là-dedans, ok? Je suis pas à toi, tu me touches pas! Pas à toi! Je suis désolé vraiment, je suis désolé. Mais attends, t'es désolé de quoi? Ça va ou quoi? Hé, tu sais pas quoi dire là, tu t'excuses toi? Oui. Non, mais ça va, c'est lui, il fait sa scène là, ça va, c'est n'importe quoi. Oui, c'est bon, on a compris là. Mais oui, vas-y. T'attends quoi, là? T'as pas eu assez? Oh! Tu veux 5 euros? Oh! Merde! Tu t'étais maintenant! Tu t'es assis là, tu restes assis! Écoute, je suis vraiment désolé, j'imaginais pas. Tu viens dans les quartiers? Bonsoir. Allez, Jean m'a dit qu'on rentre. Je voulais pas un crier. Déjà ton nom. Oui. Quand tu veux.
Il suffit de s'asseoir et de fermer les yeux, les doigts sur le clavier. Tu seras heureux. Il suffit d'une absence. Il suffit d'attendre. Lever les yeux au ciel. Connaître sa chance. Il suffit d'un silence. Au milieu de la nuit. Et de l'écho d'un rire. Dans une cage d'escalier. Il suffit d'une pensée, d'un geste, d'une idée, du souvenir d'une odeur, d'un film à la télé, pour qu'un jour il revienne. Chevalier de l'enfance, soldat du soleil, de l'incohérence. Allora, siamo alla fine di questo percorso. Per completezza di informazioni, questo ultimo corto, nono piano a destra, appartiene alla sezione internazionale. Bene, grazie a tutti quanti voi per la vostra gentile presenza. Vi ringraziamo di cuore, vi auguriamo una buona notte e vi aspettiamo domani alle ore 21. Buon proseguimento. Arrivederci e grazie.